Emozionatissimo, ho mangiato presto e poco perché pensavo stasera di rivivere grandi emozioni. Ecco Lentini, attenzione, Lentini a fondo e l'arbitro ci pensa un po' e poi dà il calcio di rigore. Avete visto che l'arbitro Carlson ha tentennato vistosamente, ecco che rivediamo, rivediamo niente perché qui il monitor nostro è saltato, ecco che forse... A mio avviso non era calcio di rigore, ecco, lo dico rivediamo. Prima di rivedere la moviola, vediamo se ho visto bene o meno. Però è andato a intercettarlo, il pallone era passato e Buchwald è andato nettamente su Lentini. Ovviamente sono valutazioni sempre molto difficili, anche l'arbitro ha avuto chiarissimamente una esitazione e poi ha indicato il dischetto. Comunque un discorso tutto tra Toro e Juve, Lentini... Crea e vediamo se adesso Baggio. Baggio dal dischetto, siamo al 40° del secondo tempo, non lascia scampo a Ilgner e l'Italia in vantaggio con Baggio. 40° del secondo tempo, Italia in vantaggio su calcio di rigore segnato da Roberto Baggio. Calcio di rigore propiziato da Lentini che comunque, indipendentemente adesso dalle discussioni che si possono articolare intorno alla concessione del calcio di rigore, da quando è entrato in campo qualcosa ha dato in più, no? Quanto a penetrazione estero fantasia al nostro gioco d'attacco. Ha dato vivacità alla manovra sicuramente, un giocatore che ha queste caratteristiche, poi aveva, si è visto subito, voglia di entrare in partita, l'ha fatto con grande determinazione. Ancora Lentini.